Ugo è in cerca dell'anima gemella. Si prepara per l'occasione facendo qualche esercizio di riscaldamento. Dopodiché indossa il suo outfit preferito, la camicia regalatagli dalla nonna e la giacca blu, cucita a mano dalla sua sarta di fiducia. Manca l'acconciatura all'ultima moda. Proprio quella, Ugo. Il nostro seduttore è pronto per andare a conquistare la sua anima gemella con un approccio di razionalità illimitata. Quindi tu hai studiato dizione? Sì, sì, ho studiato dizione per 6 anni. E 6 per 6? 36! Di dove sei? La Spezia! Sei bellissima. Mi piacerebbe venirti a trovare la prossima settimana. Sì, così ti presenti i miei 5 cani. 5 cani? Mm-hmm. Io odio i cani. Tu con che piede scendi dal letto? Con il destro. Io con nessuno. Sai, io vorrei una ragazza che come me ascolti Schubert, Chopin, Mozart. Ho studiato violino per diversi anni. Scusa, è mio. Pronto? Come va? Il nostro Ugo si trova ora a dover affrontare un dilemma decisionale. La scelta fra 2 possibili partner. Il suo scopo sarà quello di selezionare l'alternativa migliore. Da un lato abbiamo una deliziosa e minuta donna palermitana. Dall'altro una frizzante irlandese. Ma lo sa che sono le 9 di mattina. Su chi ricadrà la sua scelta? La mia anima gemella deve essere bella, intelligente, simpatica. Simpatica. E poi... Ah, non so se mi spiego. Ho capito, ho capito. Via. Ma avevamo specificato donna? Mi sa di no. No, guarda, già, di chirurghi sono proprio una brutta razza. La mia storia è finita malissimo e non voglio più averci niente a che fare. Mia opera. E fu subito colpo di fulmine. E dopo diversi anni di ricerca razionale... Tu non puoi passare! Fuggite! Sciocche! That's all, folks!